Ciao a tutti da lunadividlab.it, benvenuti ad una nuova lezione di letteratura latina. Oggi parliamo di Marco Porcio Catone, conosciuto anche come Catone il Censore. Egli è il primo autore latino di cui conosciamo dettagliatamente la vita. Nacque a Tusculum, presso l'odierna Frascati, nel 234 a.C. da una famiglia plebea ma facoltosa e trascorse l'adolescenza nella proprietà del padre della Sabina, odierna provincia di Rieti. Fu combattente durante la Seconda Guerra Punica, che ricordiamo si svolse fra il 218 e il 201 a.C. Nel 214 fu tribuno in Sicilia e da qui fece una rapida carriera, diventando un protagonista della vita politica. Nel 204 fu questore in Sicilia e in Africa. La questura era una magistratura abbastanza complessa. Riassunta al massimo, all'inizio comportava solo giurisdizione in materia criminale, poi con il tempo si aggiunsero competenze amministrative e gestione del tesoro e delle finanze dello Stato. E i questori accompagnavano il console in guerra, tenendo la cassa militare. Nel 198 fu pretore in Sardegna. Il pretore aveva compiti giurisdizionali e si occupava delle controversie fra i cittadini. Nel 195 a.C. fu eletto console e guidò le operazioni militari in Spagna, per le quali ottenne il trionfo. Nel 191 partecipò alla campagna militare in Grecia, nella guerra contro il re Antioco III di Siria, che aveva appunto invaso la Grecia. Egli poi fu sconfitto nel 189 a Magnesia, in Asia Minore, da Lucio Cornelio Scipione, fratello di Scipione Africano, che fu per questo soprannominato Asiatico. Nel 184 Catone diventò censore, e da qui il soprannome con cui lo conosciamo. I censori erano preposti alle operazioni di censimento, cioè dovevano aggiornare le liste elettorali e militari, controllare le proprietà dei cittadini, compilare il bilancio in base alle entrate dello Stato e appaltare i lavori pubblici. Inoltre controllavano la pubblica moralità, cioè avevano facoltà di disapprovare ufficialmente i comportamenti dei cittadini non conformi ai costumi tradizionali. Catone fu soprannominato quindi il censore, dicevamo, già nel primo secolo a.C., per indicare nella sua figura il prototipo del romano severo e inflessibile, ma in senso positivo. Ad esempio per Cicerone rappresenta l'ideale dell'anziano, saggio ed autorevole. Al giorno d'oggi invece è usato l'appellativo Catone per indicare una persona moralista, ostile alle novità e di severi costumi. Fu il maggiore esponente della fazione conservatrice della nobiltà romana contro quella innovatrice guidata dalla famiglia degli Scipioni, che erano sostenitori della cultura greca e della politica imperialistica di Roma. Mise sotto accusa, con varie motivazioni, i maggiori esponenti della fazione avversaria e costrinse all'esilio, con accusa di irregolarità nella gestione del denaro pubblico, Scipione Africano, il quale, lo ricordiamo, prese il soprannome poiché vincitore su Annibale nella battaglia di Zama del 202 a.C., in conclusione della Seconda Guerra Punica. Catone conosceva il greco e la cultura greca, però gli era ostile, in quanto l'ellenizzazione, secondo lui, metteva in discussione i valori e le tradizioni romane. Per cui si oppose alla diffusione della cultura greca, impegnandosi per l'espulsione dei retori e dei filosofi greci che erano attivi a Roma. In particolare nei filosofi Catone vedeva il pericolo del relativismo etico. Nel 155 a.C. venne a Roma il filosofo greco Carneade, il quale, nelle sue conferenze, sosteneva sulla stessa questione punti di vista opposti, cioè l'esistenza o meno di una giustizia e di un diritto naturale. Catone ebbe paura che filosofie di questo tipo creassero nei romani scetticismo e indifferenza per i valori tradizionali e si affrettò a mandare via dalla città questo filosofo. Quindi al relativismo dei filosofi Catone oppose il cosiddetto mos maiorum, la morale degli antenati appunto, che comprendeva rigore morale, patriottismo, timore degli dei, difesa della famiglia, eccetera. Catone varò inoltre le leggi suntuarie, cioè leggi che stabilivano tasse sui prodotti di lusso e imponevano limiti alle quantità di cibo e bevande da consumare nei banchetti e in altre occasioni. Questo per frenare l'arricchimento individuale e il consumismo. Fu un grande nemico della città di Cartagine e si impegnò a convincere il Senato che Cartagine doveva essere distrutta, ponendo le premesse per la Terza Guerra Punica. Fu anche ostile alle donne. Per le antiche leggi romane, le donne non avevano personalità giuridica autonoma
erano prive di diritti politici e per ereditare, amministrare beni e testimoniare avevano bisogno di un tutore. Non avevano diritto nemmeno ad un nome proprio, infatti portavano solo il nome della famiglia d'origine. Ad esempio le figlie di Marco Porcio Catone si chiamavano tutte Porcia. Poi quando si sposavano rinunciavano al proprio nome per assumere quello del marito. All'inizio del secondo secolo a.C., la ricchezza e lo sviluppo della società romana portarono a piccoli cenni di emancipazione femminile e Catone combatté duramente queste novità. In una delle sue orazioni, chiamata De Dote, cioè sulla dote, Catone parlò del divorzio, che era ammesso dalla legge romana ma solo a favore del marito, e Catone quindi asserisce che in caso il marito abbia deciso di interrompere il matrimonio, diventa giudice di sua moglie e ha facoltà di farla punire nel caso che la moglie abbia commesso atti scorretti e vergognosi. Infatti poi Catone parla anche di adulterio da parte della moglie. In questo caso il marito aveva diritto di ucciderla impunemente senza processo. Nel caso invece in cui sia il marito a tradire la moglie, ovviamente Catone ci dice che la moglie non potrebbe fare nulla, perché la legge non glielo consentiva. Inoltre Catone ribadisce, sempre in un frammento di questa orazione, che le donne non possono bere vino e per verificare se esse avevano infranto la regola, i loro mariti o padri potevano baciarle per sentirne l'alito. Catone morì nel 149 a.C., all'età di 85 anni. Ora vediamo le opere che Catone scrisse. Il De Agricultura, cioè sull'agricoltura, che è un trattato di tecnica agricola ed è l'unica opera di Catone che ci è giunta completa. Inoltre la più antica opera in prosa latina che possediamo. Le altre opere ci sono giunte in frammenti e sono molte orazioni, sia politiche che giudiziarie. Per quel che ne sappiamo, cioè basandoci su quello che ci è giunto, prima di Catone l'oratoria era un'attività prevalentemente orale, usata dagli uomini politici per esprimere e per far prevalere le proprie idee durante le riunioni del Senato e le assemblee. Catone fu il primo a mettere per iscritto le sue orazioni, trattandole così come un vero e proprio genere letterario. In Grecia, però, ciò avveniva da tempo. Catone era ostile alla retorica, cioè la disciplina greca che insegnava a pronunciare orazioni, in quanto secondo lui era una disciplina esclusivamente tecnica, che insegnava l'arte della parola prescindendo dai fini perseguiti. Il buon oratore, per Catone, non deve solo saper parlare bene, ma è colui che parla a buon fine. Però mostra un'abilità tecnica nell'allestimento delle sue orazioni che presuppone comunque una certa conoscenza della retorica. Le origines, cioè le origini, che è la storia di Roma e dell'Italia da Enea all'età contemporanea ed è la prima opera storiografica in latino, dal momento che i predecessori di Catone, come Fabio Pittore, avevano scritto in greco. Fabio Pittore fu il primo storico romano e scrisse una storia di Roma sempre dalle origini all'epoca a lui contemporanea, ovvero quella della Seconda Guerra Punica. Catone scrisse anche i Precepta ad Filium, insegnamenti al figlio, oppure forse si chiamava Libri ad Marcum Filium, comunque era una sorta di enciclopedia dedicata al figlio Marco, che comprendeva precetti di medicina, di agricoltura, di oratoria e forse anche di arte militare e di giurisprudenza. Infatti non è chiaro se queste due ultime discipline fossero comprese nell'enciclopedia oppure siano state scritte in forma di trattati autonomi. Complessivamente ci rimangono 31 frammenti. In realtà non era come un'enciclopedia moderna, ma una raccolta di precetti, appunto, di carattere pratico, basati sull'esperienza popolare. In particolare per quanto riguarda i precetti di medicina, Catone metteva in guardia il figlio dai medici greci, che accusava addirittura di voler uccidere i pazienti. Catone invece suggerisce i rimedi della medicina popolare, impartiti dal capofamiglia, che comprendevano diete, erbe, infusi, preghiere, incantesimi e altro. I medici greci molto probabilmente avevano un gran successo a Roma, poiché fin dal V secolo a.C. avevano raggiunto un alto livello tecnico e scientifico e disponevano di mezzi farmaceutici e chirurgici avanzati. Un altro scritto di Catone è il Carmen de Moribus, un libro di buoni costumi, consigli morali in prosa ritmica. Ci restano solo 3 frammenti, nei quali Catone esalta i costumi virtuosi e modesti tradizionali, estranei al lusso diffuso sia all'epoca più recente. Abbiamo poi solo notizia di una serie di epistole che Catone indirizzò al figlio Marco. In ultimo i Detti Memorabili, con un titolo greco, che era una raccolta di frasi celebri e proverbi. Probabilmente quest'opera fu in seguito ampliata dai ignoti compilatori.
Sotto il nome di Catone sono poi tramandati i distici di Catone, raccolta sempre di massime morali in versi, databile al II secolo d.C. Catone aveva una motivazione per scrivere, e cioè voleva, con la sua opera, fornire alla classe, la classe dirigente di una formazione culturale e dotarla di uno strumento di comunicazione e realizzare anche una coesione socio-ideologica. I generi letterari praticati da Catone sono proprio quelli più vicini all'aristocrazia. L'oratoria era fondamentale per la vita politica, la storiografia era funzionale alla creazione di una identità nazionale romana. Le opere tecnico-scientifiche, che avevano carattere pedagogico, riguardavano attività e discipline come l'agricoltura, l'arte militare e la giurisprudenza, che erano particolarmente importanti a Roma. Inoltre, con i Precepta ad Filium, Catone voleva realizzare una enciclopedia della cultura romana, alternativa alla pedagogia di tipo greco, con cui già a quest'epoca i nobili o benestanti romani facevano istruire i propri figli. Le opere di Catone furono conosciute e lette fino alla tarda antichità, e quale maestro di virtù, Catone fu apprezzato anche dagli autori cristiani. Nel passaggio dall'antichità al Medioevo, le sue opere andarono perdute. Si salvò solo il De Agricultura, grazie ad un manoscritto che nel tardo Medioevo si trovava a Firenze e che fu letto anche dagli umanisti del XV e fino al XVI secolo, quando questo codice andò perduto. Ne erano però state fatte delle copie e comunque fu stampato per la prima volta a Venezia nel 1472.